Cipro evita un'insolvenza disordinata e la prima uscita di un paese dalla zona euro accettando la richiesta dei creditori che impongono il restringimento del suo sistema bancario in cambio di 10 miliardi di euro di aiuto. I mercati finanziari prima salgono, poi ci ripensano. Il salvataggio di Cipro è la prima reazione dei mercati in questo video con Gianluca Barguzzi, direttore finanziario di Peastech Capital Management in collegamento internet a Mantova. Ciao Gianluca e bentornato, ragazzi. Ciao Luciano, buongiorno a tutti. Il presidente di Cipro, Nikos Anastasiades, ha accettato di chiudere la seconda maggiore banca cipriota sotto la pressione di un blocco europeo guidato dalla Germania in una notte di trattative che ha minacciato di riaccendere la crisi del debito e il panico sui mercati finanziari. Il presidente Anastasiades ha detto poi ai giornalisti: "Questo accordo è stato raggiunto nel migliore interesse di cittadini di Cipro e dell'Unione Europea." Sul fatto che i cittadini di Cipro possano essere almeno nella loro totalità contenti di questa decisione, dubito. Che in questo momento, visto l'out-out che è stato dato al paese, diciamo così, euroasiatico, fosse forse l'unica soluzione di cui potevano disporre, questo è evidente. Non gli è stato dato un out-out e quindi in qualche modo dovevano intervenire. E appunto con la minaccia della Banca Centrale Europea di tagliare i finanziamenti di emergenza alle banche del paese, proprio oggi, 25 marzo 2013, i politici di Cipro hanno deciso di ridimensionare il sistema bancario per ricevere 10 miliardi di euro di salvataggio. L'accordo salva i depositi al di sotto della soglia assicurata di 100 mila euro e impone perdite che due rappresentanti dell'Unione Europea hanno detto non saranno superiori al 40% dei depositi non assicurati, quelli sopra ai 100 mila euro, detenuti dalla Banca di Cipro, la maggiore del paese, a cui saranno affidati gli attivi buoni della Banca Popolare di Cipro, la seconda maggiore banca cipriota, posseduta all'84% dal governo, che invece verrà chiusa. Questo in soldoni, appunto, l'accordo fino a questo momento, Gianluca. Sì, è comunque un bollettino di guerra, no? Nel senso che è la prima banca europea che raggiunge questi livelli e che viene portata a una chiusura, per cui in ogni caso siamo di fronte a un fatto nuovo e la stessa alternanza delle dinamiche dei mercati di questa giornata dimostra che l'interpretazione non è omogenea di quello che sta succedendo. Fra coloro che saranno, diciamo, che parteciperanno al salvataggio di Cipro, insieme appunto alla Banca Popolare, che verrà chiusa, ci saranno anche i detentori di obbligazioni che contribuiranno appunto alla ricapitalizzazione della Banca di Cipro. La Banca di Cipro è stata chiusa per la scorsa settimana e rimarrà chiusa fino a quando non decidono di aprirla, insomma, fino a quando non comunicano che riaprirà. Ancora non ci sono date precise per la riapertura della banca. I politici di Cipro hanno votato la settimana scorsa per imporre il controllo dei capitali per prevenire la corsa alle banche a ritirare, ovviamente, dei depositanti, a ritirare i loro soldi quando appunto le banche riapriranno. Sì, beh, sai, controllare questo tipo di fenomeni che hanno una caratteristica propria, intrinseca di emotività, non è facile. La chiusura, tra l'altro, si è prolungata per diversi giorni in più rispetto a quello che era stato ipotizzato all'inizio. La gente a Cipro, comunque, pur essendo di natura molto pacifica, è in piazza e le proteste non accennano a calmarsi, almeno da quello di cui ho notizia. Per cui sul fatto che riescano nel momento in cui riapriranno gli sportelli a governare completamente la situazione, conservo molti dubbi, anche perché non dimentichiamo che una delle due banche comunque sta per dichiarare default e che comunque una perdita del 40% da parte di questi clienti o soci verrà comunque consolidata. Quindi è comunque e in ogni caso un passaggio molto doloroso per gli abitanti di Cipro.
La percentuale esatta al momento in cui stiamo registrando non è nota, quindi appunto si prendono queste dichiarazioni che parlano di un massimo del 40%, però insomma potrebbe anche essere sotto, qualcuno ha già scritto che sarà del 30%, però insomma ripeto, secondo le fonti che io ho consultato ancora la percentuale ufficiale non c'è. Il restringimento del sistema bancario potrebbe causare un deciso calo del prodotto interno lordo di Cipro per quest'anno e per il prossimo, visto che appunto l'economia di Cipro è proprio basata sulle alchimie finanziarie. Il ministro della Finanza di Cipro lo scorso gennaio stimava che il salvataggio del paese avrebbe spinto il debito intorno al 140% del prodotto interno lordo. I problemi del debito sovrano di Cipro rimarranno una ragione di preoccupazione, Gianluca, per i politici europei e anche per i mercati? Ma temo di sì, non tanto per il peso specifico di questo paese, quanto per il fatto che comunque da un lato si è creato un precedente e dall'altro la situazione viene in qualche modo gestita, ma non la si può considerare completamente rientrata sotto controllo. In sostanza si sta ripetendo un po' quello che si è già visto in Grecia e che speriamo non caratterizzi mai paesi più importanti come Spagna e Italia. Ovvero il fatto che questi interventi che hanno una capacità di controllo delle emorragie in corso, allo stesso tempo però poi arrestano completamente il flusso dello sviluppo, della ripartenza, del ciclo economico e di conseguenza poi generano effetti controproducenti nelle fasi successive dove viene appunto a calare il PIL, di conseguenza viene a calare il gettito fiscale. Viene a calare l'occupazione e si crea un ciclo perverso che porta solo effetti deleteri. Quindi, in ogni situazione, come sempre, bisognerebbe cercare di vedere prima di arrivare a questi punti di non ritorno quelle che possono essere le soluzioni che non aspettare quando proprio poi ormai l'acqua è oltre la gola, diciamo. La richiesta europea a Cipro, quella che sta dietro alle condizioni di questo accordo, è di riformare il sistema bancario e di riformare l'economia, fino ad adesso basata su una condizione di paradiso fiscale. L'insolvenza delle banche e l'uscita dall'euro avrebbero comportato un futuro molto più difficile per Cipro e possibili gravi ripercussioni anche in Europa. Sicuramente sì, c'è anche chi all'interno di Moody's, ho letto di un analista che paventa che questo rischio permarrà per lungo tempo. Ecco, l'aleggiare di queste situazioni, il dubbio che possano di nuovo deflagrare, proprio magari appunto per il fatto che far ripartire il ciclo economico dopo esperienze di questo genere diventa sempre più complicato e difficile, di quanto non sia già in situazioni normali complesse come quelle che stavano vivendo i ciprioti, ecco appunto in questo contesto risulta facile ipotizzare che i mercati potranno di nuovo avere sullo schermo delle proprie preoccupazioni questo alone, no? Del fallimento, del default completo di Cipro con l'uscita dall'euro e quindi le turbative potranno di nuovo farsi sentire sui mercati, tant'è che già oggi escono di nuovo rumors su una corsa all'oro piuttosto che comunque su quelli che sono i beni rifugio. La prima reazione dei mercati finanziari è entusiasta, l'euro si apprezza, sale il prezzo del petrolio, chiudono il rialzo i mercati emergenti, salgono le azioni europee, calano i rendimenti delle obbligazioni del tesoro italiano fino a cancellare il rialzo registrato da dopo le elezioni di febbraio. Poi gli indici europei rimettono i guadagni e Milano passa in negativo diventando la peggiore piazza europea. Che cosa racconta secondo te questo movimento, Gianluca? Racconta proprio questo, che stiamo parlando di un tampone, stiamo parlando di una soluzione ponte, che però non ha in se stessa, come abbiamo già visto in Grecia, la capacità di, dare a questo paese una via d'uscita, cioè si rimedia la situazione corrente alla crisi di cash flow, di liquidità, ma non si traccia un percorso chiaro e nitido. Che possa accompagnare il paese fuori da questo tipo di crisi, di criticità. Anche l'indirizzo, no, di questa troica che ha dato questo imprimatur a questo tipo di intervento e poi chiedono a Cipro di impostare un percorso di ripresa. Ecco, nel momento in cui imponi, dai delle direttive precise su come intervenire, addirittura
agendo su conti privati e creando un pericolosissimo precedente per tutta l'Europa, dovresti anche dare un indirizzo su quelle che possono essere le vie d'uscita, no? Visto che hanno le idee così chiare su come tamponare la falla, e invece no, come sempre questi politici si fermano a dare queste soluzioni ponte, ma non riescono mai a dare una direttiva che possa accompagnare questi paesi in crisi verso una risoluzione tendenziale del problema e quindi a non riproporsi di queste circostanze. Beh, intanto l'hanno salvato il paese dal fallimento. Sì, però sai, in molti casi sono delle agonie finanziarie, no? Lo stiamo vedendo nella vicina Grecia e di conseguenza anche a Cipro le probabilità che si vada verso una tendenza di questa grande incertezza destinata a protrarsi per lungo tempo sono molto elevate. Secondo Moody's Investors Service, il fatto che in un primo momento si sia cercato di attingere ai depositi assicurati, depositi quelli inferiori a 100.000 euro, anche se poi non è accaduto, potrebbe comunque avere pericolose ripercussioni in Europa, come il ritiro dei depositi, fuga dei capitali, aumento del costo dei finanziamenti per le banche e per gli stati e una maggiore divisione nell'allocazione degli investimenti attraverso la zona euro nel futuro. Dunque, il pericolo è la ripercussione degli accadimenti di Cipro adesso nella zona euro. Lo vedi anche tu, Gianluca? Sì, sai che non sono sempre allineato con quello che dicono le grandi case o le agenzie di rating, ma in questo caso proprio la lettura psicologica di questi eventi fa pensare che questa tendenza che è già in corso, perché ci sono già titolari di grossi patrimoni che hanno iniziato una frammentazione a suon di 100.000 euro su conti diversi, che questa tendenza possa ulteriormente svilupparsi e soprattutto che possa anche diventare più chiaramente di quanto già non sia sovranazionale, quindi con una dispersione sia all'interno dei vari paesi dell'area euro, sia anche addirittura al di fuori, dove questi problemi sono sicuramente molto molto meno pressanti che nell'area euro. Nell'ultimo video che abbiamo registrato e intitolato Fitch, il mercato e lo spauracchio Italia, prevedevi una nuova ondata di vendite sui mercati finanziari internazionali. Sei sempre della stessa idea? Sì, io penso che, beh, ti avevo anche ipotizzato che la fase di inversione poteva essere o fine marzo o i primi di aprile. Rimango della stessa idea, cioè il massimo che i mercati stanno realizzando in questo periodo, che è molto più nitido sui listini americani, molto più confuso sugli indici europei, dove solamente il DAX è riuscito in qualche modo a toccare dei livelli molto vicini ai massimi storici. Potrebbero essere massimi che resisteranno poi per un periodo molto lungo. Viceversa, si dovrebbe scatenare una cosiddetta fase di bolla, simile a quella dell'inizio di questo millennio, che appunto però sono 13 anni che non si vede. Quindi, da un punto di vista della linearità del movimento di borsa con l'andamento del ciclo economico, una fase di ritorno dei prezzi anche abbastanza consistente è nella norma delle cose. Gianluca Bragussi, direttore finanziario di Perseid Capital Management da Mantova. Grazie Gianluca e a voi, arrivederci.